presenta nella Biennale del 1948 la sua collezione appena arrivata, ancora importata temporaneamente, perché sappiamo bene che appunto ci sono anche problematiche di natura burocratica, la sua collezione, tanto da scrivere addirittura: sono stata ospitata in un padiglione che è il padiglione greco. La Grecia non era riuscita a trovare sufficientemente energie per poter riaprire il proprio padiglione, dice: adesso mi sento un po' una nazione. In quell'occasione Peggy viene fotografata presso tre delle sue opere preferite, che ora individuiamo nei grandi capolavori dell'espressionismo astratto, ma all'epoca, nel 48, erano i suoi tre autori preferiti. Sono i tre autori che noi chiamiamo i giganti dell'avanguardia, che presentiamo a Vercelli quest'anno. È rarissimo, devo dire, lo dico con una buona vanità, si sa che la vanità è peccato, anche questi specchi, come dire, riflettono una luce abbastanza di transito, per cui possiamo farlo, non fanno loro, insomma. Sono i tre autori che veramente non pensavo di riuscire ancora una volta, come dire, a migliorare questa nostra caccia. Si diceva prima, si scelgono le opere, insomma, ma con i nostri musei e con l'importanza di certe opere, come sa bene l'amministrazione di Vercelli, è sempre difficile, come dire, accalappiarsi certi capolavori, perché effettivamente i capolavori li richiedono in molti. Insomma, i tre autori presso cui appunto è fotografata Peggy sono Mondrian, con un lavoro straordinario, Miró, con un lavoro altrettanto straordinario che vi spiegherò brevemente, e Calder. Sono i tre giganti che vedremo nell'Arca. L'Arca ha vinto non tanto per la, poi mi riassumi l'acronimo, per l'ostinatezza, l'ostinatezza, ma anche perché c'era una forte volontà e anche una grande qualità tecnica. Cioè, l'idea di questo contenitore non solo è vincente perché è tecnologicamente importante, il nostro compito è quello di condividere, far conoscere, come dire, e assolutamente in qualche modo presentare le opere della collezione il più possibile al nuovo pubblico, ma anche il più grande compito è conservarle in modo come ce le lasciate Peggy, per cui in modo continuo e speriamo eterno, insomma, che è la vanità degli oggetti, insomma. Quindi anche tecnicamente, ma è l'idea proprio di aver, come dire, inventato un nuovo modo, e qui parliamo di promozione ma anche di riutilizzo di tutti questi grandi spazi in modo intelligente, perché abbiamo visto tantissimi altri spazi storici molto interessanti, molto importanti, molto ben restaurati, altri meno, altri più, ma che non si prestavano a conservare, a mostrare in modo internazionale alcune opere. L'Arca rappresenta e risolve questo, è la risposta a tanti contenitori ben restaurati che rimarranno vuoti o con un utilizzo che è un grande punto interrogativo. L'Arca, con questo luogo magico che riempie quasi in modo trasparente la navata centrale, è veramente una bellissima soluzione e ci ha convinti subito, ed è stato, come dire, proprio unire quella che io all'epoca definivo la capacità ingegneristica piemontese. C'era Ryan, di cui vi porto anche sapere, direttore della collezione, che mi diceva: ma tu sei piemontese? Dicevo sì, ma allora in Piemonte c'è molta architettura? Dico sì, c'è molta architettura, ma la grande architettura piemontese in realtà è fatta da architetti con delle vocazioni ingegneristiche. Questo da Iuvarra fino a Antonelli, fino a Nervi che conosciamo, eccetera eccetera, perché c'è questa soluzione di unire numeri, tensioni e possibilità estetiche che è solo proprio piemontese. E lì intorno a questo contenitore è proprio nato questo viaggio, e torno a ringraziare gli amministratori perché hanno riconosciuto non solo un'eccellenza, lo dico da italiano in una sorta di ambasciata, insomma, italiana ma americana, insomma, in qualche modo, ma anche il fatto che si è vinto una scommessa che ricordo al sindaco, anche all'assessore, al consigliere, ai dirigenti, che era quella dell'inizio, se vi ricordate. L'importante è fargli trovare la strada, e per fargli trovare la strada ci vuole continuità. Utilizzando completamente lo spazio, presentandolo, vedrete prima Mondrian, quasi in ordine di
di nascita, insomma, cioè gli anni 70, poi gli anni 90, 93, 98 sono poi Miro e Calder, ma all'interno dell'arca tre giganti di questo tipo, sempre come comprimere, no? Delle grandi energie, insomma, degli atomi fortissimi di cultura, ma allo stesso tempo di ognuno dare un percorso cronologico completissimo. Quindi dagli esordi alla fase più matura, quella più nota. Non mi dilungo sulle singole opere, avete una lista delle opere, avete anche alcune informazioni su, e soprattutto ci terrei tantissimo perché l'arca, mi diverto sempre molto, ma insomma l'arca ospita questi giocattoli di Dioniso, li chiamo ogni volta, io ho la fortuna di andare nei grandi forzieri e strappare queste gemme, insomma l'arca dà un grande risalto, questo, per ogni volta che allestisco lo spazio è curioso, dipingerò solo una parete quest'anno, ci saranno grandi problemi, insomma. Mondrian, che forse è il più ostico, no? Cioè questo pittore straordinario, fondatore del neoplasticismo, noto per le sue griglie, questi quadrati colorati, insomma, sarà invece bellissimo affrontarlo proprio dagli inizi, quando con il 1902-1904 dipinge questo boschetto di salici. E praticamente, ma sono 13 opere, praticamente magico vedere come quest'uomo dal vero realismo, cioè dal disegnare un bosco, cioè dal dipingere un bosco di salici, nella forma forse quasi ancora tardo ottocentesca, insomma, improvvisamente ci accompagnerà a questa apparente rigidità che fortunatamente a Vercelli si svelerà ai nostri occhi in un altro modo. Quindi percorrere completamente Mondrian è stato possibile grazie anche al Gemäldegalerie Museum dell'AIA, che da anni ha con il Guggenheim proprio questa partnership di scambio di opere del XX secolo. E devo dire che è rarissimo vedere queste opere riunite insieme, perché c'è una frase molto bella, perché poi arriveremo alle opere simboliste, alle opere floreali, che pochissimi conoscono, al faro a Vescapel, alla Grande Calla, cioè tutti si appresteranno a vedere il Mondrian, come dire, grigliato, rigido, con i colori primari, no? Nero, con qualche spazio occupato, e invece scoprirà un Mondrian poetico straordinario, un Mondrian che si sta imbevendo di grande cultura dei primi del Novecento, Mondrian che incontra Cézanne, Mondrian che viaggia a Parigi. Le prime, c'è questa scaffalatura che appartiene a Peggy, esposta appunto alla Biennale del 48, dove incominciano queste intersezioni di linee, no? Fra il bianco e il nero, qui vedete il boschetto, poi vedete infatti Metamorfosi e poi gli altri lavori figurativi, ecco questo è il faro, e la grande duna, ecco la calla. E sarà una scoperta straordinaria, proprio la grande duna, quando con i grandi viaggi, il viaggio a Parigi, con anche il grande amore per Cézanne. Cézanne, e questa sarà una cosa rarissima, per la prima volta queste due opere, i due vasi di Zenzero sono uno di fianco all'altro, anzi uno vicino all'altro in un qualche modo, adesso da quello, e impalcature e gli altri lavori, per cui sarà una sorta di come sviscerare un po' questo percorso e camminare insieme a Mondrian per arrivare a quello che lui scrive, tra l'altro, molto curioso. È un caso che i fondatori della nuova plastica, loro, abbiano il senso della retta, che nonostante la normale visione naturale osassero rappresentare un bosco soltanto con tronchi verticali d'albero e nient'altro, e deve forse sorprenderci il fatto che essi, una volta ridotti tagli alberi alla stazione di linea o di piani, pervenissero spontaneamente a esprimere l'orizzontale, che in natura non è quasi mai visibile, per rendere equilibrata la verticale. Ecco, l'equilibrio fra verticale arriva proprio in questi lavori, verticale e orizzontale, a spiegare veramente, in modo spero non pedante, ma abbastanza fascinoso, insomma, è naturale tutto il percorso di questo autore che il mondo riconosce ancora come difficile, ma che invece quando si capisce che questo può essere un mare o un oceano tradotto diventa fino alla lusanga molto più comprensibile. Si passa poi, se mi caso preferiamo poi arrivare alle domande, all'altro autore che devo dire non solo è amato dal grande pubblico, insomma, ma è quasi idolatrato, che è Miró. Miró è un altro autore noto generalmente per le opere molto tarde, perché le opere giovanili, le opere degli anni 20 e 30 e 40 sono rarissime. Eccolo invece con un'opera straordinariamente rara,
che è il villaggio di Pradesh, dove nella gioventù proprio inizia ad entrare questa idea di colore. Guardate cos'è la parte, come dire, il primissimo piano, con questi specie di prismi psichedelici completamente colorati, anche questo legato a un altro, cioè c'è un filo che li lega, che è questa sorta di amore per l'astrazione, ma anche sempre molto amore per mantenere il contatto con la realtà. Insomma, c'è la grande pittura del 1925, l'interno olandese, questo PowerPoint è autonomo, non so cosa dire. E ecco, devo dirvi una cosa, pittura 1925, scusate un secondo, la donna seduta e l'interno olandese sono la prima volta che escono tutti e tre dalla collezione di Peggy, non si sono mai mossi, è una sorta di famiglia reale di Miró, non li facciamo mai viaggiare insieme, non li esponiamo mai insieme, non sono mai usciti insieme, non hanno mai viaggiato insieme e forse non viaggeranno neanche insieme questa volta, però arriveranno tutti e tre a Vercelli per la prima volta in assoluto, insieme ai capolavori di New York, sono lavori molto grandi tra l'altro, e insieme a Donna nella notte, che è considerato del 45, che è considerato uno dei capolavori di Miró, post-surreale, che è 1,61 m per 1,30 m, ecco, lo vedete, considerato forse il gioco drammatico dell'ultimo anno di guerra, dove queste donne diventano costellazioni e dove questi segni sembrano uniti, lo vedremo poi anche in un gioco di confronti fra gli autori, fra l'astrazione e i fili di ferro che li fanno vivere un po', come dire, nel giorno, che è anche una notte. Insieme al dipinto forse più importante anche per dimensioni di Miró, si chiama Pittura del 1953, è un olio su tela di 194 cm per 3,77 m. Creeremo una sorta di passaggio culturale costringente nello spazio dell'arca, ma è il suo capolavoro assoluto degli anni 50 e nelle collezioni Guggenheim degli anni 50, ed è considerato il grande murale, una sorta di Guernica di Miró, insomma, con questi personaggi che poi andremo poi in mostra ad analizzare, la stella che però è fertilità ma anche femminilità, il grande personaggio che è, come dire, il mondo ritrovato, i grandi colori che sono i colori anche catalani e spagnoli, insomma l'identità quando finalmente la cultura riesce a fare tesoro dei propri artisti, e faccio, come dire, eco alle parole di Pierluigi che è stato... collega, un incredito, eccetera, per i corsi, perché in realtà la Spagna è riuscita a fare, è un altro caso, Ludwig, ma più recente, insomma, la Spagna è riuscita a fare dei suoi artisti, riposi in pace Tàpies proprio in questi giorni, ma soprattutto di Miró, l'emblema della propria nazione, cioè ormai la Spagna è identificata araldicamente con Miró. Perché? Perché non sono riusciti a farlo in tempo con Picasso, essendo un esule, e Miró invece è tornato e lo hanno riutilizzato, e tant'è che lo vedete benissimo, dalla grande comunicazione, ma alle grandi compagnie aeree, a proprio agli opuscoli, insomma, qua i loghi sono ormai Miró, e quando si parla di Spagna, Barcellona in particolare, ma Spagna in generale, c'è l'utilizzo dei colori di Miró, che sono questi di quest'opera, quindi l'identificazione, e parliamo di una rinascita di una nazione che si identifica con un'altra mossa, lo dico per piacere, insomma, di condivisione, con un'altra grande volontà, una grande città siderurgica, forse una delle più brutte al mondo, non me ne vogliono, come dire, gli amministratori, si reinventa abbandonando, come dire, i metalli, l'industria pesante, si reinventa attraverso l'arte, chiamando il Guggenheim e fondando una nuova città che è Bilbao. Ma non dice, grazie a pochissime persone sono riuscita a sventare l'ennesimo disastro. Gli operai della Biennale avevano aperto le casse, trovato il cadavere, avevano pensato fossero dei pezzi di rinforzo delle casse e li avevano buttati via nel retro. Scrisse per me la prefazione al catalogo della Biennale un certo Argan, che di arte contemporanea non capiva assolutamente niente e pensava che fosse arte surreale tutta quanta, però fu molto simpatico, punto. Incontrai il nuovo Presidente della Repubblica,
che conosciamo, di cui conosciamo anche un po' le origini, insomma, proprio al mio padiglione, e contrariamente a quello che mi aveva detto Argan, tentai di illustrargli la mostra. Fui fotografata con lui e con i nuovi ministri sotto il grande arco di petali di Calder. Sarà l'arco di petali di Calder che arriverà a Vercelli in un auspicio straordinario, come dire, di grande novità e solidità adesso culturale, in un qualche modo chiudere la mostra. A chiudere la mostra perché avremo ancora delle rarità. Devo ringraziare Alexander Rower, nipote dell'artista e la fondazione Calder, quindi, perché siamo riusciti per la prima volta ad avere 16 opere, di cui 8 provenienti da New York e rarissimamente per la loro delicatezza si muovono, che coprono completamente l'arco dei Mobile e degli Stabile di Calder. Non solo, ma avremo delle opere del 1934 e 32 che sono considerate forse le primissime opere mobile, per cui sono rarissime, non sono mai state viste in Italia, e anche alcune curiosità, perché sappiamo che in un qualche modo Peggy sempre muove delle energie incredibili, era una donna assolutamente coraggiosa. Mancano forse curiosità e coraggio, era un lusso che all'epoca si potevano permettere perché, come dire, era una nuova frontiera del nostro Stato. Ci saranno i famosi orecchini, era la prima volta che verranno esposti in Italia, sono tornati gli orecchini fatti per Peggy nel 1938 da Calder, quegli orecchini che nel 1942 Peggy indossò, da una parte uno di Calder, da una parte uno di Tanguy, per dimostrare all'apertura della sua galleria Art of the Century of New York l'imparzialità fra astrazione e surrealismo. Siamo molto felici di averli, gli orecchini tornano in collezione grazie a Hasenpolsky Foundation e Mimi Hove e alcuni donatori anonimi. Sarà straordinario, per cui sarà anche molto affascinante. Fare un laboratorio con i ragazzi lo sarà ancora di più. Io non devo concludere perché spero che il viaggio sarà un viaggio di cui io sono estremamente onorato e sarà un viaggio bellissimo attraverso questo ennesimo scrigno meraviglioso di colori più o meno in movimento e di grandi spazi cosmici. Quando incontrerò il mio amico vercellese, grandi inaugurazioni internazionali in Francia o a Venezia, vi potrò dire sì, abbiamo cambiato un po' Vercelli, ma adesso sono anch'io un po' vercellese. Grazie.